Questo intervento particolare che sta caratterizzando questo grande anniversario di Liberi TV, io penso che sia molto significativo per una serie di ragioni. Innanzitutto non si può che salutare con entusiasmo e con viva soddisfazione il fatto che una piattaforma così libera e senza intrecci o che strumenti ecco, trasversali con grandi gruppi di potere nel nostro paese sia un elemento estremamente positivo. Perché? Perché l'Italia ha vissuto negli ultimi anni un legame troppo stretto, diciamo, con i grossi centri di potere, c'è stato il duopolio televisivo, adesso abbiamo quasi un tripolio televisivo per la fortunata esperienza di Rai 7, ma una tribuna libera, elegante, qualificata e sempre diciamo, sui binari della cordialità e dei modi corretti come Liberi TV, io penso che sia un esperimento estremamente positivo. In un momento caratterizzato dalla crisi del racconto, noi veniamo da un decennio in cui non solo la politica, ma anche i media hanno vissuto una grossissima crisi del racconto in cui tantissimi elementi della nostra storia recente e passata, penso alle grandi stragi di Stato, penso alle commissioni farlocche, penso a tanti momenti difficili della vita politica, sociale e industriale del nostro paese in cui non sono stati raccontati sufficientemente. Beh, negli ultimi 5 anni qualcosa sta cambiando, anche grazie all'utilizzo di una rete come quella di Internet, una rete stratosferica, una rete importante, significativa. L'esperienza di Liberi TV è strategica per il nostro paese e spiegherò perché, non solo perché diciamo, ho avuto un'esperienza estremamente positiva in questo senso, ma perché l'esperimento di mettere insieme più cervelli diversi, con provenienze differenti, con retroterra culturali estremamente differenti, è un elemento positivo. Dallo scontro nasce l'idea, dallo scontro, dal dibattito libero, aperto, sempre con modi corretti e cordiali, non può che venire una buona notizia per il nostro paese. E allora, il traguardo che oggi sta tagliando Liberi TV non deve essere solo un motivo di celebrazione a cui ovviamente va l'applauso di tutti, ma deve essere uno stimolo, perché a questo punto vanno programmati i prossimi 10 anni, cioè cosa vuol fare Liberi TV nei prossimi due lustri, che traguardi si vuol porre. Innanzitutto un piccolo consiglio che mi permetto di dare è di continuare sulla scia della diversificazione. Mettere insieme 5 voci diverse non è solo un'operazione mediatica per avere più contatti, più click e più high like, ma è un'operazione estremamente intelligente affinché al termine di quel dibattito ci possa essere un'idea costruita tramite lo scontro. Lo scontro è importante, lo scontro di due falde, di due filoni culturali diversi, perché solo attraverso quel tipo di dialogo e di interlocuzione si può arrivare alla soluzione del problema. La soluzione del problema non ha coloriture politiche e ideologiche, è una soluzione nel merito. Per questo la nostra soddisfazione, l'abbraccio personale, insomma, all'amico Gianni e a tutto lo staff, è quello di continuare su questa strada e di utilizzare la rete per uscire da quel Medioevo 2.0 in cui siamo finiti per colpa della Troica, non so, per colpa nostra, non possiamo ancora dirlo, ma oggi viviamo questo Medioevo e il nostro auspicio, anche per Liberi TV, è che ci sia presto un Euro-Rinascimento mediterraneo che possa viaggiare sui binari delle idee e degli uomini e non di numeri e di spread.